Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo vlog di Ahimè Quarantena, nel quale sono, come di consueto, struccata e nel quale passeremo insomma una giornata insieme. Allora, devo dire che ho iniziato il vlog piuttosto tardi perché sono le 12:30, anche se in realtà mi sono svegliata tipo alle 9, nonostante ieri sera io sia andata a dormire all'1:30. Però mi sono svegliata alle 9, ho fatto colazione, ho visto alcune puntate della Casa di Carta, la nuova stagione, e poi mi sono messa all'opera con le unghie perché, ahimè, avevano una ricrescita terribile, erano veramente troppo lunghe e quindi ho dovuto veramente, pur non essendo assolutamente in grado, dargli un'aggiustata. Ora sicuramente sono, diciamo, meglio rispetto a prima, più che altro perché c'era la ricrescita che partiva da qui, quindi le ho accorciate, ho cercato di, insomma, di salvare il più possibile il gel, ma ragazzi, cioè, io non sono un estetista, quindi sicuramente, soprattutto la forma, magari c'è qualcosina che non va. E diciamo che il danno principale si vede in quest'altra mano, dove praticamente qui la ricostruzione in gel si è un po' sollevata e quindi si vede un po', ecco, vedete lo scalino. Ho guardato tantissimi tutorial, ma tanto comunque io non sono in grado, cioè non sono capace, ragazzi, veramente, cioè, è un'abilità riuscire, cioè, nel senso, essere portata per queste cose. Io proprio, è una cosa a cui, che non mi appartiene, e ho cercato in bene e in meglio di sistemarle, anche perché l'ultimo ritocco l'avevo fatto il 22 febbraio, avrei dovuto fare il nuovo ritocco il 22 marzo, non l'ho fatto, la quarantena è stata prolungata, quindi non ho visto più luce e alla fine ho dato un'aggiustatina così, e ho scelto questo colore in realtà perché è un colore piuttosto, magari può sembrare autunnale, però non mi andava di fare un colore, diciamo, troppo pazzo, perché le ho portate per 2 mesi arancioni con i brillantini e mi serviva comunque un colore che andasse anche a coprire un po', a camuffare, e quindi ho scelto questo qui di Deborah, il numero 51, che è appunto Khaki Green, e devo dire che è un colore veramente molto carino. Ovviamente è uno smalto, non si tratta di gel o semipermanente, insomma. E poi sopra ho applicato questo top coat protettivo, insomma. No, ho messo anche una base di Kiko. Insomma, ho cercato di fare un lavoro abbastanza completo, però il risultato, ecco, appunto, è questo. Ora ho finito la Casa di Carta. Ragazzi, sono rimasta malissimo per alcune cose, ho pianto per, cioè, in determinate scene, e sospettavo purtroppo che ci sarebbe stato comunque un finale sospeso e che avremmo dovuto aspettare la quinta stagione, perché nel momento in cui le serie, cioè, è raro che una serie termini alla quarta stagione, o termina alla terza o termina alla quinta in generale. Questa stagione mi è piaciuta molto di più della stagione precedente. La stagione precedente in alcuni momenti l'ho trovata un po' noiosa, mentre questa è stata veramente proprio carica di eventi, particolarmente anche emotiva, in ogni puntata. Cioè, l'ho iniziata ieri pomeriggio, l'ho finita stamattina. A parte che ho apprezzato, cioè, io apprezzo da morire le stagioni che hanno poche puntate. La Casa di Carta ne ha sempre avute 8, se non sbaglio. Forse solo la prima stagione in realtà è durata un po' di più, ma perché era stata divisa in parte 1 e parte 2. Però vabbè, in linea di massima preferisco di gran lunga le stagioni composte da poche puntate. Le mie preferite sono le puntate che durano molto poco, tipo mezz'ora, però devo dire che un'ora a puntata della Casa di Carta vola, cosa che ad esempio invece non ho riscontrato moltissimo nell'ultima stagione di Elite, che secondo me era una stagione che doveva finire
con la prima, cioè era un, scusatemi, una serie che doveva finire con la prima stagione. La prima stagione mi era molto piaciuta, la seconda mi era sembrata un pochino forzata e poi la terza, secondo me, non ha avuto molto senso, innanzitutto perché è una copia spudorata di 13, la terza stagione, anche se tra 13 e Elite io riesco a digerire molto di più Elite. E poi, vabbè, non voglio fare spoiler, però comunque non ha molto senso, secondo me, il finale, e non è una cosa che ho riscontrato anch'io, ma ho letto sul web un po' di indignazione generale, anche Ross, per dire, l'ha pensata come me, senza neanche esserci confrontate. Quindi, però comunque è una serie che vi consiglio di vedere perché non è brutta, si lascia guardare, ma non vi aspettate la serie dell'anno, insomma. Niente, quindi io adesso vado in cucina a vedere a che punto siamo con i preparativi per il pranzo. Oggi, se non sbaglio, dovrebbe esserci un piatto che a me piace molto, ovvero la minestra con i fagioli. Andiamo un pochino a vedere, che so, probabilmente dovrò anche apparecchiare. Allora, la minestra sta bollendo. Quanto mancherà al pranzo, ma? Quanto vuoi che metti sulla pasta? Beh, mangiamo per l'una, adesso è parecchio. Apparecchi te? Sì, dai, apparecchio io. E niente, quindi adesso vado ad apparecchiare. Oggi non ho intenzione di truccarmi perché voglio fare la skincare e poi stasera voglio provare a girarvi la pamper routine, che è quella in doccia. Così mi lavo i capelli, eccetera, e poi domani con i capelli sistemati e insomma più presentabile voglio truccarmi e voglio girarvi diversi video e poi voglio andare anche in terrazza a fare delle foto perché secondo me, dato che ho scoperto appunto la terrazza del condominio, si possono fare delle foto molto fighe e quindi domani voglio un po' sperimentare questo. Niente, adesso vado a apparecchiare. Allora, volevo farvi vedere che i miei genitori per Pasqua mi hanno preso questo uovo qui, che non vedo l'ora di aprire, che è un'edizione limitata della Baci e ha la particolarità di essere praticamente tutto rosa. E l'ho visto da Chiara Facchetti del canale Facchetti e non vedo l'ora di aprirlo perché mi piace un sacco. Diciamo che io, vabbè, fin da bambina non sono appassionata di uova e cioccolata, io sono più team salato, però per tradizione, insomma, me lo faccio comprare ogni anno. E niente, noi tra pochino mangiamo e quindi poi credo che a questo punto ci vedremo direttamente dopo pranzo. C'è mia mamma che ha fatto questa torta buonissima, praticamente, oddio, ma l'avete visto? È passato un calabrone, mamma. È pan di Spagna tipo al cacao. L'ape. Ma perché attiro le api? Vabbè, e poi al centro, cioè la tipo tagliata a metà, e dentro ci ho messo questa crema alla nocciola bianca, senza latte della Rigoni. La trovate nei supermercati, è buonissima, cioè qualcosa di veramente buonissimo. Questa era la bandiera che avevo fatto io con scritto andrà tutto bene, ma ho notato che le piante ce l'hanno tipo attaccata. Vedete, lì si è tutta sfilacciata. Comunque oggi era una. Ma perché passano questi insetti giganteschi? Ci sono le api, adesso rientro. Volevo solo dire che oggi era una giornata meravigliosa. Guardate che sole. Ora mi lavo i capelli dopo pranzo e poi vado proprio in terrazza. Era veramente, cioè, una giornata da passeggiata o al mare o a Roma. Allora, eccomi di ritorno. Come potete vedere, mi sono lavata i capelli e vi ho girato tra l'altro anche la pamper routine che mi richiederà parecchio tempo in fase di editing, però ci tenevo un sacco a girarvela anche io. Voglio cercare di portarvi, insomma, contenuti nuovi e ci vuole impegno, ovviamente. Adesso sono le 2:20 e praticamente mi faccio aiutare da mia mamma ad asciugarmi i capelli, quindi passeremo alla fase
fase rito, asciugaggio o asciugamento capelli, vale a dire lei che mi asciuga i capelli mentre nel frattempo ci vediamo qualcosa in TV. E dato che abbiamo scoperto l'amica geniale e ieri abbiamo finito di vederci la prima stagione, oggi dobbiamo vedere la seconda stagione, che è appunto disponibile su RaiPlay. Ed avendo comprato il Fire Stick di Amazon, ho potuto scaricare una serie di contenuti veramente magnifici, quindi non soltanto appunto Disney Plus o Netflix e Amazon Prime, che richiedono appunto un abbonamento, ma anche canali tipo appunto Rai Play, la TV dei Pokémon, che offrono contenuti gratuiti e da vedere quando si ha tempo / voglia. E quindi adesso andiamo a dare la bella notizia a mia mamma. Mamma, io mi sarei lavata i capelli. Ma che me ne importa? Beh, passiamo alla fase asciugaccio. Però nel frattempo ci possiamo vedere l'amica geniale. Che fa rumore? E la mettiamo a tutto volume. Tutti i vicini vedranno l'amica geniale con noi. Che ne pensi? Tanto sei a falloncinetto. Mi faceva piacere, a me mi fa piacere asciugarti i capelli. Guarda quante lenticchie ho oggi, mamma. Ma sei bella oggi. Mamma, da. Ma veramente sei carina, eh? Ah, sono carina. Sono piena di lenticchie. E poi ho le labbra secche. Perché ho sempre le labbra secche, secondo te? In realtà ho anche i baffetti, mamma. Oggi mi restauro, da dopo mi faccio i baffetti e una bella maschera. Vabbè, vado a prendere tutto l'occorrente, eh? Ovvero phon, piastra, spazzola e un lettone. E questo è il mio cellulare. Sono venuta un po' in terrazza. Una bellissima giornata. Mi dispiace che ci sia questo cavolo di antifurto che è da un'ora che suona. Una bellissima giornata. E niente, ci tocca stare a casa, tu sai che chissà quando mai riusciremo. E poi noi non abbiamo neanche il giardino, è questa la cosa veramente triste. Io infatti invidio tutti quelli che in questo periodo hanno un giardinetto dove uscire, non lo so, mettersi lì e fare la merenda all'aperto. Noi abbiamo solo il balcone e infatti ho riscoperto la terrazza condominiale, cioè non ci venivo tipo da anni, e questa è già la seconda volta che vengo in 2 settimane, perché poi è veramente grande e sarebbe anche carina, cioè, da sfruttare magari d'estate per fare tipo una cena così, magari, anche perché ci sono alcuni condomini che lo fanno. Io non l'ho mai fatto, ma perché me la ricordavo molto più piccola, cioè, oddio, scusate il bagno, mi ricordavo soltanto il pezzo qui dove sono adesso. Invece c'è tutta proprio, cioè è immensa, vabbè, qui si sono i panni stesi da qualcuno, c'è tutta quella parte lì, si sta veramente bene, non c'è una nuvola, si vede persino il mare. È triste perché ci sentiamo un po' intrappolati. Infatti avevo visto un post su Facebook che diceva: adesso capiamo come si sentono gli animali allo zoo. Che poi è vero e no, secondo me, cioè, nel senso, tanti animali sono anche salvati quando vengono portati negli zoo, perché purtroppo vivono in zone in cui ci sono i bracconieri, eccetera. Però, sì, ovviamente metti un limite alla natura. Vabbè, sto facendo un discorso molto filosofico, adesso credo che mi farò una foto, anche se sono completamente struccata. Però è veramente troppo bello, c'è una luce troppo bella, infatti domani mi trucco e vengo a farmi una foto qua su. Con mia mamma praticamente ci stiamo macinando la seconda stagione dell'Amica Geniale. Ora dobbiamo iniziare la quarta puntata, quindi siamo a metà. E adesso ho deciso di fare merenda con un Kinder Colazione Più, che era una delle pochissime merendine che mangiavo quando ero piccola. Forse l'unica. L'unica merendina sì che mangiavo. E poi mi sono presa anche un succo alla pesca. E quindi niente. Che ore sono, ma? Le 6:15. Sono ancora le 6:15 e fuori c'è un sole bellissimo. Cioè, ahimè,
la quarantena. Siamo tornati in cucina. Oggi cosa prepariamo? Il pane. Il pane, cosa hai usato? Ho usato la farina. Ho Quanta? messo mezzo chilo di farina perché ne facciamo il peperoncino piccolino. Ok, Ho messo pochissimo lievito. poi lievito madre. No, lievito di birra sbriciolato. Ok, e questo? Circa, circa Ah, circa quanto di lievito? 10 grammi perché lo. Sbriciolato. Sì. Poi ho messo 2 cucchiai d'olio D'oliva. di oliva Sì. e 225 millilitri di ml di acqua e 100 ml di latte. Il latte per fare il pane ci vuole. Sì, la torta così l'ho fatta, è Non lo buonissima. sapevo. Vabbè, per farlo tipo come era venuto l'altra volta, che era tipo di grano duro, sembrava. E impasti un panetto. E questo poi quanto deve. Questo siccome c'è poco, abbiamo messo poco lievito, lo facciamo lievitare tutta la notte. Ah. Quindi mo fai un, cioè ora fai un composto Adesso giriamo così, omogeneo. E omogeneo. il sale ce l'hai messo? Sai, lo mettiamo dopo, quando è lievitato, se no poi non lievita. Ah, il sale va messo dopo, se no non lievita. Non lo sapevo. E quindi adesso facciamo il nostro panetto. Un po' fastidiosa sta parte, si appiccica tutto. Poi nel frattempo in forno abbiamo fatto le patate e una torta rustica con che sarebbe poi quella lì con salsiccia e patate, ma e provola. E qui invece ci sono le patate. Ma invece questi gormettini qui cosa sono? Quelli sono avanzati un po' di pasta sfoglia. E quindi li possiamo fare, no, vengono dolci o salati? Quelli sono neutri, la pasta sfoglia è neutra. Ah. E beh, ci mettiamo una fettinella di prosciutto Come l'hai fatto, quando sono fatti. Guardate quanta luce c'è ancora fuori, eh. Che cosa triste. Guardate che bel tramonto. No, vabbè, c'è un cielo stupendo. C'è un cielo meraviglioso. Sembra Las Vegas. No, Las Vegas, Los Angeles, volevo dire. No, adesso devo interrompere per fare una foto perché è veramente un cielo magnifico. Io non so se voi riuscite a vederlo. Siamo tutti a casa, tutte le luci accese. Hai visto che bel cielo che c'è? Adesso faccio una fotina. Vado a prendere il cellulare. Vi porto con me a prendere il cellulare senza farvi dar di stomaco. Qui c'è la Pamper Routine che ho girato, adesso devo fare tipo il, opla, il voice over. E niente, vado a scattare una foto perché questo cielo merita. Comunque alla fine ho deciso che il video mukbang lo giro domani perché domani voglio truccarmi e vestirmi un po' carina perché voglio farvi girarvi un video e poi voglio tornare su in terrazza appunto come vi avevo detto prima e scattare qualche foto e quindi approfitterò di avere un po' di make up per girarvi il mukbang e per una volta essere diciamo carina durante un mukbang. Adesso mentre aspetto la cena mi è venuta la malsana idea di togliere i baffetti, perché non è assolutamente vero che donna piaciuta, sì, donna piaciuta, donna baffuta, sempre piaciuta, non sono per nulla d'accordo. Quindi adesso io mi metto qua, dovrei avere ancora le striscette, quelle, eccole qui. Io utilizzo queste qui della strap, che sono strisce depilatorie viso e parti delicate pronte all'uso, strisce singole professionali. Vabbè, io so solo che comunque fanno male lo stesso un pochettino. Sono fatte così e niente, però devo interrompere perché cioè, il baffetto mi fa salire proprio l'ansia, quindi non sono in grado di riprendere e
farmelo nel frattempo, non ce la posso fare. Ok, baffetto fatto, come potete vedere dai rossori, adesso ho messo un po' di crema, ho un sacco di bollicine, ma è colpa del marchese, come dicono nell'amica geniale. E niente, credo che adesso... Mamma, ero venuta ad apparecchiare. Apparecchiato già io. Ci hai pensato già tu. E niente, credo che a breve mangerò, mi sono fatti i baffetti. Era necessario, sembrava una nutria. Ma infatti non ti riconoscevo quando entravi. Bella. Che cosa brutta mi hai detto. Bellissima. 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 E, perché non è vero che donna baffuta è sempre piaciuta. Cioè, secondo me è una cosa che si diceva in passato perché non si potevano togliere il baffetto. Cioè, pure mia nonna si fa i baffetti ormai. Cioè, nel senso, no, si può sentire. Poi guardate che carino che ho fatto a mia mamma. Ho fatto il praticamente il weekly menu planner. E quindi andiamo a scrivere ogni volta cosa facciamo per pranzo e per cena. Qui ho evidenziato che fosse Pasqua. E perché è inglese, quindi inizia dalla domenica e finisce con il sabato, giustamente, quindi andrà dal 6 all'11, il 12 è domenica, anche se vabbè a questo punto potevo fare, cioè vabbè, strutturato un po' strano, cioè potevo fare il 5. Ma il tuo? No. Come no? No, in realtà, vabbè, i vostri pranzi non l'ho scritto, non l'ho scritto perché tanto voi mi fate sempre o la pasta o qualcosa così, però la cena, cioè, va bene per tutti, vellutata, zuppa, carne, qualsiasi, con le patate, carne e piselli, qui possiamo fare i crostini e qui possiamo fare la pizza, mamma. Un po' variegata, un po' varia. Vediamo cosa fa il mio babbo. Mio papà sta vedendo... Verdone. Per l'esattezza bianco, rosso e verdone. Che in realtà è tanto che non me lo vedo. Mo' infatti metto pausa, cioè interrompo, me lo vedo un pochino, poi vado a mangiare e poi ci vediamo direttamente dopo. A questo punto immagino, cioè. Devo pure che questi vlog vi annoiano, però poi mi dite sempre facci più vlog casalinghi che tengono compagnia. Io insomma cerco di accontentarvi più o meno, ecco. Allora, ho finito di preparare la miniatura per la pamper routine, quindi mi manca soltanto il voiceover che farò domani. E adesso ho deciso di vedermi un video su YouTube e nel frattempo voglio farmi questa maschera qui, che è la maschera idrogel della Seta Blu. Questa qui è perfezionante, illuminante, accelera il rinnovo cellulare ed è alla perla con polvere di perle naturali. E questa qui va tenuta, se non sbaglio, vabbè, in tessuto di quelle belle che piacciono a me, che non va risciacquata. Mi sembra che ci fosse il tempo dai 15 ai 25 minuti, quindi io la terrò 25 minuti perché voglio tenerla su il più possibile. Allora, maschera terminata, ci voleva proprio. Oggi mi sono proprio presa cura di me stessa e ho lavato anche i denti e niente, adesso credo che mi sceglierò un film e poi mi metterò a letto e spero che questo vlog vi sia piaciuto, fatemelo sapere giù nei commenti e io spero di non avervi annoiato ovviamente, vi ricordo come sempre che vi stramo follemente, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!